E adesso ho il piacere di presentarvi Angelo qua allo stand Ducati con un nuovo prodotto, la Scrambler. Qual è la filosofia di questa moto? Perché avete deciso di fare un prodotto così al di fuori di quello che la Ducati fa di solito? Allora, come vedete, Scrambler non è una semplice moto, ma è un vero e proprio universo fatto di creatività e libera espressione di sé. In realtà è un prodotto che Ducati ha sempre avuto in casa, perché Scrambler nasce nel 62 e la produzione cessa nel 74 dopo aver riscontrato un importante successo sia negli Stati Uniti che in Italia. Quindi abbiamo deciso di riproporre questa moto storica che da tanto tempo veniva richiesta con gli stessi medesimi valori della vecchia Scrambler, ma in chiave contemporanea. Una rivisitazione. È una moto contemporanea a tutti gli effetti, che però riprende quei valori, infatti come vedi è qualcosa di veramente che lascia a tutti la libertà di esprimere se stessi. La moto la vedete in quattro versioni, quindi l'icon gialla e tre suggerimenti, tre declinazioni, una più classic, una più urban enduro che è quella che abbiamo dietro e una full throttle che prende ispirazioni dal mondo flat track. In particolare questa fiera è stata l'occasione noi che abbiamo sfruttato per lanciare la campagna, la collezione abbigliamento e la gamma. Vediamo là sopra, quindi sia abbigliamento che accessori, sempre logo Scrambler. Esatto, assolutamente Scrambler Ducati. Cosa potrei comprare tra abbigliamento e accessori? La collezione prevede magliette, giacche a quattro tasche in pelle, dei caschi con una grafica particolare che adesso vi invito ad andare a vedere. E così come la gamma accessori comprende un'infinità di possibilità attraverso le quali tutti i clienti Scrambler possono esprimere se stessi cambiando ogni componente nella moto, quindi possono veramente trovare la versione. Quindi il massimo del custom. Il massimo della self-expression, esatto. Esatto. Qual è la moto che preferisci tra le quattro di cui mi hai parlato? Ma diciamo che tutte e quattro. Qua siamo un gruppo di ragazzi giovani, ognuno ha la propria preferenza e io personalmente la Urban Enduro, però mi sto affezionando a tutte e quattro le moto.